parola ad Andrea Ranieri. La mia storia è molto diversa da quella di Gigno, nel senso che io sono uscito dalla PC nel 68 e nel 68 ho cominciato un percorso che mi ha portato molto vicino alla figura di Vittorio Foa e a quella straordinaria intelligenza che cercava di reggere la realtà italiana al di fuori dei parametri di oggi che avevano caratterizzato la stessa rottura della realtà italiana per molti anni da parte del Liscio. Incontrai, a un certo punto, Piero Fassino mi chiese di entrare nella segreteria dei DS, e incontrai Gigno Riema nella costruzione dell'ufficio di costruzione del programma. Io ero lì per la ero l'unico della segreteria presente nella costruzione del programma. Beh, allora, quel programma è una delle cose più belle, più importanti che furono prodotte in quegli anni. Quel programma non è esistito. Cioè, io credo che dobbiamo dire anche queste cose. Fu un lavoro letteralmente buttato via, e letteralmente buttato via il nome delle cose che Bruno Trentini e con lui Gigno Riema odiavano più di tutte. Il nome del trasformismo, il nome della governabilità al primo punto, in nome di non avere un programma così fermo e chiaro che impedisse poi la grande opera delle alleanze politiche da fare a prescindere. E qua c'è un nodo che è quello che caratterizza tutta la ricerca di Bruno negli ultimi anni e di Gigno con lui. Cioè, quando la governabilità, lo dice Bruno nei suoi diari con molta chiarezza, diventa l'alfa e l'omega della sinistra, quando si passa a pensarsi da partito dei governati a partito dei governanti, quando si formano le persone per esercitare il potere e non per rappresentare chi è senza potere, questa è una frase precisa di Bruno negli ultimi diari di cui parlerò fra un minuto, beh, in quel momento cambia la natura della sinistra. Bruno aveva un avversario deciso, che era l'autonomia del politico, cioè il pensare il politico come autonomo dai movimenti sociali. Per lui la politica, la sinistra, questa trasformazione sociale non è niente. E la sua radice sta nel processo di trasformazione sociale. In questi diari ultimi, quelli fino al 2006, su cui io sto lavorando, e Gigno era molto contento che li leggessi io e che facessi io questo lavoro, ne abbiamo parlato anche poco prima che poi ci lasciasse, le ultime telefonate che ho fatto con lui le ho fatte su questo. Beh, in questa parte Bruno dice delle cose decisive su questo punto, che varrebbe la pena pensarci, perché come diceva prima Claudio Petruccioli, se non si ha il coraggio di dire cose chiare su quelli che sono stati i motivi di fondo della crisi della sinistra, i semi di quel sogno non danno più frutti. Per far fruttare quei semi è necessario fare un lavoro di questo tipo. E Bruno lì, in questi suoi diari, dice che in me persino la storia e la storiografia della sinistra si è divisa in due. La storia della politica non è più storia sociale e la storia sociale prescinde dalla politica. E questo è proprio una delle ultime note di Bruno nel 2006, poco prima della sciagurata caduta dalla bicicletta, dovrebbe farci pensare, lo dico in questa sede perché da questa sede c'è la Fondazione di Vittorio, l'Istituto Gramsci, dovrebbe partire un lavoro per colmare questa divaricazione, per ricostruire cioè un'idea di sinistra che assuma la trasformazione sociale come il suo alfa e il suo omega. Permettetemi un'ultima cosa da dire. Gigno
e forse una delle persone che ha elaborato di più a sinistra. È più popolare tra tutti quelli che studiavano e si interessavano di ridefinire un futuro per la sinistra. Popolare tra i giovani, lo diceva Mattioli, che stavano costruendo i programmi dell'Ulivo, popolare tra i lavoratori. E insomma, il fatto che Giglio Alemà non abbia mai avuto un riconoscimento chiaro, un ruolo politico definito, non gli è stato mai proposto nessuna segreteria politica, non abbia mai fatto il parlamentare, e anche questo forse è un segnale del modo sbagliato e distorto con cui abbiamo pensato la politica, alla selezione dei gruppi dirigenti e a tutte queste cose. Grazie. Thank you.